Domenica 19 agosto 2012, prima partita ufficiale della stagione 2012-2013 e dopo 7 anni nel turno di preliminare di Coppa Italia torna il derbissimo fra Folgore Caratese e Seregno, una gara che davvero manca da troppo troppo tempo ed una gara che dà un posto in palio per il primo turno di Coppa Italia che si disputerà domenica 26 agosto in casa dell'Olginatese. Folgore Caratese con mister Zaffaroni al timone ed in campo con Sala, Zorzetto, Ceremè, Bigioni, Gianola, Dallera, Sansonetti, Guidetti, Di Conso, Barzotti e Rebuscini. Risponde il Seregno, allenato da mister Sergio Brescia, al debutto sulla panchina del Seregno con la prima squadra. Maggioni, Buonanno, Samaden, Gestra, Viganò, Gritti, Di Lauri, Selvatico, Comi, Cardigno e Ferré. Dirige l'incontro il signor Pedretti di Brescia. Al settimo minuto, intraprendente la Folgore Caratese con il sinistro di Rebuscini, con il pallone che schizza a terra e viene poi bloccato da Maggioni. La risposta un paio di minuti dopo affidata al sinistro dalla lunga distanza dell'ex pizzighettone Stefano Selvatico. Incontro vivo e molto piacevole nel primo tempo. Qui Cardigno per Ferré, quindi la conclusione di Gestra ribattuta ancora Cardigno con la difesa della Caratese che allontana. Ci prova ancora Selvatico e non ci arriva. Cardigno per il tap-in, qui ancora pericolosissimo il Seregno, scontro fra Ceremè e Sala in uscita, non ne approfitta Comi che era già a terra con la sua zampata destra e pallone out davvero di poco, ma è un Seregno che preme e al 21esimo ancora impreciso Ceremè, qui Ferré all'indietro per Gestra, il suo destro diagonale termina davvero a un palmo dal palo coperto dall'ex Borgosesi a Sala, Seregno che davvero cresce molto e al 23esimo la spinta di Zorzetto ai danni di Comi viene giudicata irregolare da parte del direttore di gara bresciano che concede dunque il calcio di rigore ammonendo anche il terzino classe 1993, penalty dunque per il Seregno in completa casacca gialla dal dischetto. Va l'ex dell'incontro Fabio Cardigno, intuisce Sala ma non riesce ad impedire che la sfera entri e varchi la riga di porta, Folgore Caratese 0, Seregno 1, Seregno che legittima dunque la supremazia territoriale nei primi 25 minuti di gioco e viene blindato questo vantaggio dal grande intervento di Mattia Maggioni al 36esimo sulla staffilata dentro l'area di rigore da parte del numero 10 Barzotti. Questo per un primo tempo davvero molto piacevole, condizionato comunque da un caldo atroce, caldo che metterà veramente le formazioni in ginocchio nella ripresa. Al quinto minuto però si fa vedere la formazione di casa con la bella punizione di Guidetti smanacciata sopra la traversa da Maggioni. Al sesto minuto grande combinazione Cardigno per Comi, la conclusione dell'ex Pro Patria ed è grandissimo l'intervento di Sala che evita il raddoppio. I ritmi da qui in avanti si abbasseranno, ancora il Seregno che si farà vedere più spesso dalle parti della Folgore Caratese, qui ancora con il caparbio Cardigno, la sua conclusione però di destro termina abbondantemente alta sopra la traversa, in un Seregno a cui manca un po' di killer instinct, ancora al 32esimo, bella azione nello stretto di Pellegata, il suo pallone al centro per Cardigno che non riesce nel tap-in del 2-0, così come al 36esimo, bello il pallone di Selvatico a trovare Dascagno che si accentra sul sinistro, conclusione però mancina debole, bloccata da Sala, Seregno che non riesce ad raddoppiare, Seregno che rischia nel finale sulla punizione di Andrea Vitulli, che era tra l'altro venuto a Seregno nella preparazione atletica, che poi ha deciso di sposare la causa dei cugini della Folgore Caratese. Questo è quanto per il primo ed unico derby della stagione 2012-2013, che se lo aggiudica il Seregno con il punteggio di 1-0 e la rete dell'ex di Fabio Cardigno, Seregno che ora fra 7 giorni esatti affronterà l'Olginatese.